siamo a Sant'Andrea in Vilis, in provincia di Pesaro Urbino, perché la signora Giuseppa della Martera ha spento ben 100 candeline. I parenti, gli amici, insomma, hanno organizzato domenica scorsa una grande festa. Com'è andata? Sì, è andata molto bene. Vediamo moltissimo. Anche tanti fiori, insomma, quindi una festa in grande. Una bellissima emozione, guardi, bella bella. Mamma 100 anni, era contenta, tutti i parenti. Quanti figli e quanti nipoti? Allora, 5 figli, 13 nipoti, pronipoti. Sì, pronipoti. Sì. Una bellissima famiglia comunque, una bellissima famiglia. Un traguardo di certo. Che non capita a tutti e tutti i giorni. Signora, come sta? Buongiorno. Buongiorno. Ha spento 100 candeline, 100 anni. Quanti fiori le hanno portato? 100 anni. 100 anni. Ecco, come sta? Sta bene? Bene, sì. Ha qualche acciacco? Sì. Insomma, però, arrivarci. È una gioia perché lei è sempre brava, buona, sempre educata, sempre grazie, anche la badante. Tutto. Brava, brava, una bella soddisfazione comunque. Certo. E che mamma è stata, Giuseppa? Brava. Brava, sì. In tutti i sensi. Anche perché 5 figli, insomma, crescerli non è semplice. È morto babbo presto, ha tirato su sempre le maniche, è sempre andata avanti con orgoglio, non so di dove. No, bravo. Tutti contenti? Sì, sì, molto, molto. Tutti bene. Sì. Contentissimi. Contenti, nipoti, tutti. Bella, è stata bella, bella, bella. E vediamo anche le immagini in questi istanti della grande festa che si è svolta domenica per il compleanno, esattamente festeggiato, che è caduto il 3 di novembre. Giusto? 3 di novembre, sì, 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 il 3 di novembre è stato. Festeggiato il 4. Speriamo di ritornare qua il prossimo anno per i 101 anni, Giuseppa. Ci rivediamo qua, eh? Buon compleanno da parte di tutti i telespettatori e di Fanu TV. Ovviamente grazie, la famiglia. Grazie, mamma. Grazie. Un saluto.